Marco Baravalle per lavoratrici e lavoratori della cultura. Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io mi chiamo Marco, faccio parte di un collettivo di Venezia che si chiama Sale Docs, che è un collettivo di lavoratori e lavoratrici della cultura, e vi racconto brevemente di questo percorso sui lavoratori della cultura di Venezia che abbiamo aperto a giugno scorso e che facciamo noi come Sale Docs in collaborazione. Sono troppo alto. Ecco, vi sentite meglio? Sì. Faccio una roba tipo concerto punk, parlo col microfono in bocca. Ok. Che è un percorso che abbiamo aperto noi del Sale insieme alla DL, insieme a Mi Riconosci, che è un'associazione che da anni si occupa dei lavoratori, diciamo così, lavoratori della cultura, lavoratori museali. Allora, una piccola premessa ed obbligo. A Venezia il settore culturale non è un settore piccolo, non è un settore residuale, chiaramente non ha gli stessi numeri del turismo, ma il turismo intrecciato è forse come settore, dopo quello del turismo, viene quello della cultura. Naturalmente c'è grande presenza di musei in città, c'è presenza di fondazioni e c'è la presenza di biennale. Queste istituzioni, queste grandi istituzioni soprattutto, hanno una sorta veramente di gerarchizzazione di diritti tra i lavoratori. Tipicamente i lavoratori indipendenti sono rappresentati, stanno bene, eccetera, ma tutti i lavoratori che sono esternalizzati, comunque, invece, come dire, soffrono di una gravissima mancanza di diritti e di tutele. In particolare c'è un evento che fa sì che il lavoro culturale di cui stiamo parlando sia quasi un lavoro culturale di natura stagionale a Venezia, che è quello della Biennale. Ogni anno con la Biennale Arte o con la Biennale Architettura, attorno alla mostra principale ci sono decine e decine di mostre, di eventi di diverso tipo, che fanno lavorare, che mettono al lavoro migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori, che sono appunto questi lavoratori che rimangono drammaticamente senza tutele. Di che tipologia di lavoratori stiamo parlando? Tipicamente parliamo di lavoratrici, parliamo di donne giovani tra i 20 e i 40 anni, molto spesso laureate, quindi con un alto, diciamo così, livello di scolarizzazione, che vengono impiegati nelle diverse mansioni che questa economia dell'evento prevede. Si parla quindi di guardasala, si parla di guide, si parla di mediatrici culturali, ma spesso i contratti dicono: tu fai la mediatrice culturale, il mediatore culturale, e poi devi fare i trasporti, devi fare l'allestitore, devi pulire lo spazio, eccetera eccetera. Allora, qui parliamo, qual è il punto? Parliamo di migliaia di lavoratori ogni anno, di giovani lavoratori che vorrebbero probabilmente pensare ad un futuro in città, in una città, soprattutto nella città storica, che soffre, non tanto, soffre di una drammatica carenza di residenti. È noto che a Venezia c'è l'esodo, per cui è una città che avrebbe bisogno di giovani lavoratori che si stabilissero in città per evitare che appunto tutto venga soffocato così dall'economia turistica, ma le grandi condizioni di precarietà in cui questi lavoratori sono messi al lavoro impediscono di fatto che possono anche solo pensare o programmare un futuro in città, e quindi diventare una difesa contro la monocultura, turistica. Si parla di lavoro nero, si parla di contratti che vengono promessi e poi non vengono mai presentati, si parla di contrattualizzazioni che sono molto diverse da quelle previste dal settore, che è un settore che prevede il contratto Federculture, e molto spesso invece vengono applicati contratti multiservizi e ancora peggio contratti come servizi fiduciari, che prevedono appunto, come sapete meglio di me, paghe da fame, soprattutto paghe da fame rispetto alla possibilità, per esempio, appunto, di pensare un futuro in città. Di fronte a questo scenario si tratta di lavoratrici e lavoratori che non hanno alcuna rappresentanza sindacale, perché i sindacati confederali, per esempio, che sono molto diffusi tra i dipendenti, non hanno interesse, ma non hanno neanche la grammatica e la cultura
per approcciare questo tipo di lavoro precario, quindi sono assolutamente non rappresentati, e la sensazione è sempre quella di sentirsi soli di fronte al datore di lavoro che può imporre qualsiasi condizione, perché poi la sensazione è quella che se tu dici di no, ti ribelli rispetto a una condizione di sfruttamento, ce ne sono 100 altri come te che però sono disposti a lavorare in condizioni anche peggiori delle tue. Allora, che cosa abbiamo fatto di fronte a questo scenario desolante? Ah, ecco, quello che succede è che tipicamente queste persone resistono 3 o 4 anni in città facendo lavori nell'ambito della cultura, dell'economia, dell'arte, e affiancando a questi lavori lavori come il cameriere, il barista o le pulizie dei bed and breakfast. Poi dopo 3-4 anni queste condizioni non migliorano e quindi vengono di fatto espulsi dalla città e il ciclo ricomincia. Quello che noi abbiamo lanciato a partire da un'inchiesta cittadina che abbiamo fatto è stato di lanciare un'assemblea che abbiamo chiamato Biennalocene, in cui abbiamo, a partire tra l'altro da una performance, da uno spettacolo teatrale che era una forma particolare di inchiesta, in cui noi abbiamo intervistato una 15 di lavoratori delle più diverse estrazioni, dall'imprenditore alla donna migrante che lavora come addetta alle pulizie nei musei di Venezia, e da questa intervista, da questa vera e propria inchiesta militante, abbiamo prodotto una drammaturgia che abbiamo messo in scena in uno spettacolo teatrale come una sorta di assemblea performativa. La cosa che abbiamo pensato, la trovata, è stata che questo spettacolo non finisse con un beh grazie arrivederci, ma finisse con la convocazione di una vera e propria assemblea aperta a lavoratrici e lavoratori che si sarebbe tenuta un mese dopo a Sale d'Ox, in questo spazio. In questo siamo stati appunto affiancati dalla DL e da Mi Riconosci. Ci aspettavamo di trovare 20-30 persone, ne sono venute un centinaio, e abbiamo fatto questa assemblea molto bella, molto vera, in cui tutte queste lavoratrici e lavoratori che evidentemente hanno bisogno di luoghi di incontro, hanno bisogno di forme di organizzazione, di auto-organizzazione, si sono riconosciuti in questo spazio che offrivamo, in questo spazio di interlocuzione. E cosa abbiamo fatto? Nel corso, abbiamo fatto 5 assemblee mensili da giugno in poi, nel corso di questa assemblea abbiamo deciso di scrivere uno strumento, di scrivere quello che abbiamo chiamato la Carta Metropolitana del Lavoro Culturale, cioè 24 articoli che vanno dalla corretta contrattualizzazione alla proposta di un salario minimo metropolitano, alla possibilità di creare all'interno di luoghi di lavoro commissioni contro la discriminazione di genere e la discriminazione razziale, a altre, diciamo, questioni più tecniche o più di principio. E questa Carta Metropolitana del Lavoro Culturale oggi la vogliamo offrire, tra virgolette, ma sappiamo che dovremmo più che altro imporla più che offrirla, alle varie istituzioni culturali della città, dalla Biennale al Comune, ai musei, alle fondazioni private e non, dicendo: se voi volete davvero fare la differenza sul terreno dei diritti del lavoro culturale in questa città, adottate questa carta e date un segnale concreto su questo terreno. Ora siamo all'inizio di questo processo, abbiamo già fatto però un presidio che è andato molto bene di fronte ai cancelli della Biennale, per spingere la Biennale a occuparsi anche di quei lavoratori esternalizzati e di quei lavoratori che lavorano nel suo indotto, chiamiamolo così, che appunto sono privi di qualsiasi tutela, spingendo la Biennale a guardare anche dove non vuole guardare, e non solo al centinaio di dipendenti che ha, ma alle migliaia di giovani che lavorano nell'economia che questo evento mette in moto. Abbiamo fatto questo presidio, la Biennale ha preso nota, con altre istituzioni abbiamo già avuto degli incontri, abbiamo avuto un incontro recentemente per esempio con Palazzo Grassi, con una grande istituzione privata che gestisce 2 musei a Venezia, e ora il piano è quello di continuare a costruire incontro, auto-organizzazione, di costruire iniziative e di fare pressione sulle diverse istituzioni perché adottino questa carta. Ma intanto il risultato è stato quello importante di rendere visibile tutto un'area di
invisibilità che altrimenti non sarebbe mai emersa, e anche dare a quest'area di invisibili strumenti per organizzarsi e mobilitarsi. Quindi io mi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione, e grazie alla DL, perché senza la DL non ce l'avremmo fatta.